Bella a tutti ragazzi, vi parla il vostro Pando, sono qui oggi per portarvi un'altra play review, sempre su Ultimate Team FIFA Italia, e quest'oggi sono qui per parlarvi di Dorlal Pavón. Questo giocatore si è meritato questa carta TOTS perché al momento sta comandando, diciamo, la classifica dei marcatori appunto nella Liga Bancomar MX. Finalmente sono riuscito a dire questo nome di questa Liga, scusate la mia dislessia. E praticamente è al primo posto con Mauro Boselli, che è appunto conoscenza del nostro campionato, perché il nostro campionato italiano, perché comunque ha giocato nel Genoa una o due stagioni se non erro, e con Camilo da Silva Sanvezzo, che gioca nel Fuentaro. Ragazzi, questo giocatore qui io lo chiamo il Torello, perché lo capirete bene nel corso della review. Comunque, iniziamo a citare le caratteristiche in generale di Pavón: 92 di velocità, 83 di dribbling, 85 di tiro, 40 di difesa, 75 di passaggio e 75 di fisico. Perfetto, allora iniziamo subito ad analizzare la velocità, che si divide in due parti: 96 di accelerazione e 87, scusate, di velocità scatto. Questa velocità collegata al dribbling, quindi vi ho già citato due pro, cioè la velocità e il dribbling, veramente con Pavón ci si può divertire, nel senso che avendo una buona velocità si ha più possibilità di dribbling, nel senso che ha tre possibilità di scartare l'uomo Dorlan Pavón, cioè attraverso la velocità, che è comunque alta, o attraverso il dribbling, attraverso le 4 stelle skill, oppure attraverso il controllo di palla, che comunque 85 in game secondo me è un pelino di più, perché quando parte palla a piede ce l'ha sempre attaccata, e quindi veramente GG. Dopodiché passiamo al terzo pro, che è il tiro, che mi è piaciuto tutto tranne un fattore che ve lo dirò dopo. Quindi iniziamo ad analizzare il tiro: 76 di tiro giro, che secondo me in game è un pelino di più. Dopodiché 81 di tiro dalla distanza, che in game è veritiero, ho fatto uno o due long shot se non erro, e quindi sì, mi può andare bene. L'unica cosa dei long shot, perché ne ho provati anche un po' con Dorlal Pavón, è che lo specchio della porta ve lo centra di sicuro, questo è poco ma sicuro. E poi se trovate i portieri di Dio, non segnate, come è successo a me. E poi infine c'ha quel 92 di potenza tiro, che è veramente il valore chiave appunto di questo giocatore, che tira delle minelle assurde. E 82 di tiro al volo, onestamente non mi è capitata l'occasione, scrivetemi qui sotto nei commenti se appunto è veritiero quel valore, però credo di sì, andiamo diciamo a fiducia, ecco. L'unico valore che non ho citato, che secondo me è un contro, è la finalizzazione. Ok, mi posso contraddire da solo, perché comunque in 6 partite lui mi ha realizzato ben 11 gol. Voi dite, cazzo, cioè ha una media di 1,70, 1,80 a partita, cioè sputaci sopra. Però io ti dico, con tutte le occasioni che ha fatto Pavón, ne avrà fatti minimo una ventina, una trentina, non ti dico tutti i gol, perché comunque nessuno, nemmeno Ronaldo, cioè forse Ronaldo sì, però nemmeno quel giocatore più P del mondo riesce a buttartele dentro tutte. Però cavolo, cioè, certe volte mi sbagliava di certi gol che veramente da mettersi le mani nei capelli. Quindi la finalizzazione per me non è proprio un pro, infatti nella carta è 85, non è un valore che si aggira dai 90 in su. Infatti quando sono andato appunto ad analizzare la carta nel dettaglio, 85, ho detto vabbè, allora è normale che sbagli qualche colpo, e questa cosa mi ha fatto un po' storcere il naso. Vabbè, 40 di difesa non lo analizziamo nemmeno, e troviamo appunto 75 di passaggio. 75 di passaggio che si divide appunto in 75 di passaggi corti e 68 di passaggi lunghi. Ha un passaggio normale, mediocre, onestamente è abile questo giocatore appunto a fare qualche sponda, quindi questo passaggio non lo metto né tra i pro né tra i contro. Ce l'ha, potete utilizzarlo bene, non è niente di eccezionale, ecco. Dopodiché adesso potete capire il perché chiamo questo giocatore Torello. Quindi come pro potete capire che assolutamente è il fisico. Perché? Perché lui ha già 85 di agilità, che permette, che diciamo permette di dare una valenza più che positiva al dribbling, ok? In più c'ha 87 di equilibrio, quindi 2-3 spallate le prende più che volentieri Pavón. In più c'ha 82 di strength, cioè 82 di fisico, lui riesce bene, nel senso, infatti con difensori, con dei mastini difensivi, se la riesce molto bene a cavare il nostro caro ed amato Pavón, e quindi la cosa è veramente buona.
e quindi è per questo motivo che lo chiamo appunto Torello. Ok ragazzi, adesso però mi tocca, diciamo, toccare l'ultimo contro, che è l'aggressività praticamente di questo giocatore quando va a perdere il pallone. Appunto, avendo un'aggressività solo di 44, non è intenzionato ad andare a recuperare ciò che dovrebbe essere suo, ecco. Ragazzi, ricapitoliamo tutti i top e flop di questo giocatore. Come top troviamo velocità, dribbling, tiro, fisico e non ve ne ho parlato del prezzo. Questo giocatore ha un prezzo veramente molto economico di 45k alla portata di tutti, quindi se riuscite ad essere veloci ad acquistarlo, veramente è un giocatore che vale la pena da provare, anche se probabilmente settimana prossima, come è successo appunto nei precedenti TOTS che non si trovavano, praticamente lo troverete probabilmente sul mercato. Tipo settimana scorsa, per farvi un esempio pratico, Sanchez non si trovava, e adesso che sono usciti quelli della BBVA praticamente ci sono pagine di Sanchez, perché tutti vogliono appunto vendere quel giocatore per sbustare, e così potrà accadere appunto nel prossimo TOTS. Magari per esempio uscirà quello della Serie A, della Liga 1, tutti vogliono trovare Ibra, vogliono trovare tutti i cardi, oppure questi giocatori di questo tipo, e appunto tutti metteranno magari sul mercato Dorlan Pabon, e quindi sarà quella la vostra occasione appunto per prendere questa bestia colombiana. Ok ragazzi, come flop troviamo la finalizzazione, anche se non mi sento proprio di dare tutta la finalizzazione come flop. Diciamo che pecca di finalizzazione, pecca di quel poco di finalizzazione. Quindi poi come flop appunto troviamo insieme alla finalizzazione il colpo di testa e l'aggressività. Bene, per questo giocatore, anche considerando tutto il rapporto qualità prezzo e tutto, mi sento di dargli un 9, veramente un bel giocatore, vi consiglio di provarlo. E quindi se vi è piaciuto questo video vi invito a mettere like e iscrivervi al canale. Bella a tutti ragazzi, dal vostro Grapandos, e alla prossima.